Benvenuti all'ultimo video della nostra conversione del furgone. Adesso vi faccio vedere com'è l'interno e com'è completato il nostro lavoro. Andiamo. Ok, eccoci qui. Oh, questa è la nostra cabina di guida. Abbiamo posizionato un sedile che si può ruotare, quindi abbiamo installato questa piastra in modo che si può ruotare e avere accesso a questo tavolo dove mangiamo. Queste sono due tende che ovviamente si possono chiudere e le utilizziamo come privacy durante la notte, ma che poi durante il giorno noi sistemiamo un pochino in questo modo e abbiamo una buona luce che passa poi all'interno del furgone. Questo spazio è stato costruito, come facevo vedere, molto utile. Ci mettiamo coperte, ci mettiamo il blocco del volante, i nostri zaini. Questi sono tutti i nostri cassetti, ovviamente per dispensa, piatti, bicchieri e quant'altro, ovviamente assolutamente di plastica. È molto semplice perché e non si rompono, perché se utilizzate quelli di vetro o ceramica si rompono subito, specialmente con i movimenti del furgone. Poi ovviamente vabbè, questa è la mia parte elettrica, elettronica e tutti i nostri spazi, i nostri armadietti per i vestiti. Abbiamo poi questo fornelletto che lavora su corrente 230, 220, 230. Il nostro super frigo, che adesso ovviamente è vuoto, ma si riempirà. E fornetto da campeggio per un buon caffè durante in mattinata. Questa è la nostra cucina, come vedete, abbastanza spaziosa. Ci sta davvero un sacco di roba. È ancora bella da riempire. Il nostro lavabo, acqua calda, acqua fredda, e questo è il nostro spazio cucina, ampio, devo dire, si riesce a lavorare benissimo. Strumenti elettrici, che componenti elettroniche che avevo già spiegato. Questo è il nostro piccolo armadiettino per carta igienica e cose che ingombranti, ma che sono ovviamente indispensabili. Parte sotto del letto che, come vedete, è già stata riempita completamente perché siamo in partenza. Letto da due piazze, cioè, e piccolo lettino. E poi c'è la parte del super mega bagno. Ne vado molto fiero di questa doccia e spazio WC. Ovviamente piccoli accorgimenti che fanno la vita più facile, che rendono la vita più facile. Questo lo utilizziamo quando laviamo i nostri vestiti e li appendiamo durante la notte. WC compostabile, abbiamo poi tutti i nostri attrezzi per la pulizia del furgone. La nostra doccia, tendina per la privacy, il nostro bagnetto. Abbiamo due estintori, uno piccolissimo qui e uno nel retro del furgone. Come dicevo, questo è un tavolino che se si vuole si può tenere fisso o si può smontare completamente. Si toglie il pianale, si toglie quest'asta e c'è spazio. Noi lo teniamo fisso per comodità e quando vogliamo, se siamo in tre, di solito siamo in tre, abbiamo un sedile, secondo se si vuole ci si vuole sedere lì, o terzo, e poi ovviamente il sedile. Questo ci sta salvando la vita perché nasce come WC portatile, ma noi lo utilizziamo come spazzatura. Quindi ci mettiamo dentro il sacco nero, è bello capiente, ma nel contempo ci si può sedere, oh, tranquillamente, e si può mangiare al tavolo.
quindi assolutamente fighissimo. E niente, questo è il risultato finale dei nostri 10 mesi di lavoro forsennato. Vi ricordo che con questo furgone abbiamo già coperto 13.000 km, quindi abbiamo fatto tutta la parte centrale d'Europa, Galles Italia, Italia Galles, Galles Capo Nord, loop dei paesi scandinavi, tornati in Italia e adesso partiremo ancora. Quindi, cosa dire, investimento più che azzeccato e siamo completamente soddisfatti. Questo è il nostro furgone. Ciao a tutti e buon viaggio.